li abbiamo realizzati con i fondi che sono avanzati dai centri estivi l'anno scorso, ne abbiamo fatti una decina e nei prossimi giorni li vedrete tutti in città. Nel pomeriggio lo spazio sarà custodito dai percettori del reddito di cittadinanza, ringrazio per questo i servizi sociali che fanno un gran lavoro e hanno fatto un gran lavoro anche nel gestire questi fondi. Speriamo che la città tutta possa custodire non solo il futuro dei bambini ma anche il futuro dei nostri spazi, perché se non siamo capaci di mettere strumenti, no, per crescere assieme anche nel gioco, anche nei momenti più semplici, poi non siamo capaci di avere dei cittadini migliori. Anche il modo in cui ci prendiamo cura di questo, di questo spazio, di questi spazi sarà significativo per i cittadini del domani. E questo vuole essere un piccolo segnale, chiaramente non è risolutivo, non vuole essere un grande evento, però questo piccolo, insieme ad altri piccoli interventi che sono in questo momento sul territorio, vuole lanciare questo messaggio. Tutte le persone di buona volontà che vogliono amare questa città, in noi troveranno sempre un'interlocuzione attiva e fattiva.